Ciao a tutti ragazzi, eccoci con un nuovo gameplay, eccoci con Mario Portal, un mix tra Mario e Portal, qua è Mari Zero, però io lo chiamo Mario Portal. È un gioco abbastanza vissuto, cioè da un po' di tempo che è uscito, io lo provo solo adesso con voi e iniziamo subito. Stavo guardando le opzioni e le altre cose, vediamo se me ne fa... Oh, mi fa più muovere, perfetto. Iniziamo con le belle cose, con Camta... Ok. Quindi mi dava delle belle opzioni, qua si può mettere 1, 2, 3, 4 giocatori, penso in locale ovviamente, o magari con amici si potrebbe fare un qualcosa divertente, però penso di più con il locale. Livello editor, quindi il come creare i livelli. Select map pack, quindi saranno tipo degli add-on per le mappe. E le opzioni, ho visto che si poteva fare un botto di cose. Adesso guardiamo subito le opzioni. Unlock this completing the original pack level pack. Vabbè, tutte queste cose. Mix, che vediamo tutte le... il volume, ecco, che a noi ci interessa bello basso il volume. Lo shader, tutte cose di grafica, le performance. Reset, niente interessante. E poi tutto lo skin pack, ho visto che si poteva cambiare tutti i colori, infatti vediamo se cambia qualcosa. Sì, infatti si colora un po' Mario, però a noi ci piace, dai, lasciamolo com'era. Bello, bello il solito Mario, mettiamolo un po' così, ma sì. Masci, e iniziamo subito a provare questo Fabulous gioco. Ovviamente è il solito Mario, però con in più questa pistoletta che si vede qua indossare dal nostro amichetto, che ci permetterà di creare portali. Allora, okay, va un po' lento ovviamente per Camtasia. Ecco, praticamente questo, noi possiamo creare dei portali come nel più noto Portal. Opla, andarci pure dentro e far passare i nemici. Per il resto poi è il solito favoloso bel Mario. Mamma mia quanto sei lento Camtasia, proprio. Dovrei scaricare Fraps o cose così. Me l'avete detto in tanti, però non ci ho voglia. Perfetto. Ok, perfetto. Mi stavo tipo bloccando in un susseguirsi di cose. Oddio. Praticamente con una parte del mouse potremmo... anzi possiamo, con la parte sinistra del mouse, il tasto sinistro del mouse, creiamo il quello azzurro, che è quello di entrata dovrebbe essere, che poi vabbè non è differente, e quello di uscita invece col tasto destro. Ok, perfetto. Cos'è? Là, anche il fiorellino c'è. Cioè, il fiorellino come lo sparo? Io sono tornato indietro. È una cosa che ci permette di fare, come non, che non ci permette il vecchio Mario, è quello proprio di tornare indietro. Mi ricordo che si bloccavano gli stage, non mi ricordo se su SNES si poteva fare questa cosa, però la teniamo come buona. Magari con... Oddio. Intanto saltano. Aia. Li facciamo un po' saltare alla cacchio. I tasti sono sempre V, A, S, D. Cioè V non ci serve a niente praticamente, perché A e D praticamente, destra e sinistra. Oddio, dove sono andato? Mi sono buttato in qualche buco. Ah, si è tornato indietro, che magari c'era qualche bella tartaruga che saltava. Ok. Remember that you can... Ok, puoi anche correre con shift sinistro. Quindi proviamo anche a correre. Ok, infatti va un po', già un po' più veloce. Andate bastardi. Oddio. Oh, però ve ne dovete andare, non dovete... Vieni qua, Mushroom. No! Basta. Aspetta. Ok, perfetto. Questo gioco è scaricabile a un link che vi metterò qua sotto, ovviamente un link gratuito. E ringrazio il ragazzo che me l'ha fatto notare prima su Ludomedia, che non mi ricordo proprio come si chiama, se no lo citavo anche. Chi non piace questo gioco, ragazzi? Adesso vediamo come arrivare direttamente là. Facciamo così. Magari con un saltone riesco a buttarmi direttamente sulla... No, eh. Aspetta, magari se faccio una cosa un po' più...
Niente, 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 non ce l'abbiamo fatta. Fa niente, ragazzi, fa niente. Proviamo a fare un altro livello. Bello, bello, mi piace. Questo mix di giochi, poi con lo stile retro sempre di Mario, è favoloso. Non so quanti world siano, però col map editor sarà un gioco vastissimo e lunghissimo. Ok, vai, cosa stai facendo Mario? No, ok, stai facendo tutto da te. Ovviamente con Camtasia purtroppo il framerate è decisamente basso. Qua continueranno imperterriti i, come si chiamano, i Koopa? Boh, non mi ricordo. A cadere nel loro. Cioè, mi piace questa soluzione, di non doverli uccidere per forza. Che così almeno mi dispiaceva un po', sinceramente, in Mario. Però, guarda, buttiamoli qua da qualche parte, che così almeno non potranno mai più fare niente del male. Haha. Bloccati al vostro triste destino da Koopa. O Vupa, come cazzo si chiama. Oddio. Ah, ok. Perfetto. Quindi possiamo usare anche... attivare i tasti permanenti? No, grazie. Ok. Ah sì, che teniamo troppo shift attivo. Corri! Cos'è quel corpo? Ah. Stavo spaventando della... della... Si deve essere un po' originale in questo gioco, eh. Perché poi... via. Ti voglio vedere a te. Brutto. Brutta tartaruga. Ok, si deve essere originalissimi, come potete vedere. Mi sono tipo bloccato adesso. Ok. Si poteva saltare benissimo. Oddio. Cerchiamo di andare un po' più veloce adesso. Perfetto. Mi ho dimenticato le... ogni scusa è buona. Oddio, oddio, oddio. Ogni scusa è buona per usare il portal. Che poi l'ho scaricato su Steam. Oddio. Che l'ho scaricato su Steam quando avevo comprato il The Orange Box. Non l'ho ancora provato. Sinceramente ho sempre sentito parlare bene di questo gioco, ma non ci ho mai giocato. Ok. Perfetto. Vai giù, bella pianta. Dio. La mia scusa è buona. Cioè, al fine non riesco a muovermi bene con Camtasia. Tutti voi ovviamente credete a questa scusa. Ovviamente. Ok, dai. Bravissimo. Ok, qua facciamo un bel buchetto qua. Niente. Se ci cado io muoio, però fa niente. Ok. No, 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 no. Tristezza nel mio volto. Ma vabbè. Non so se era l'ultima vita o che cosa. Sì, perfetto, game over. Vabbè, ragazzi, io vi ho presentato questo favoloso gioco per chi non l'ha... avesse ancora scoperto in qualche modo, come me per la prima volta lo giocava. Vi ringrazio per aver visto il video. Vi metterò il link in descrizione per il download del video. E niente, ci vediamo con un prossimo video. Speriamo che magari qualcuno mi dirà come giocare online, così almeno ci divertiamo un po' in quattro. Ciao ciao.